Il trofeo Hoffman tocca il suo apice nell'ultima settimana di luglio, che proprio da stasera coincide con le fasi finali dell'edizione numero 11, la prima nel 2008 del torneo di calcio a 5 in piazza Villaverla, che ha già portato circa 250 atleti e qualche migliaio di spettatori nel cuore della cittadina. Da mercoledì 5 luglio, Piazza delle Fornaci è diventata a ragione l'arena di confronto tra tanti calciatori dilettanti e altrettanti calcettisti del Vicentino, facendo convergere interessi degli addetti ai lavori e insieme tanti giovani attirati dagli eventi. Ora, a partire da stasera, si entra nel vivo con le squadre migliori, con vista venerdì 28 luglio, la serata del gran finale. O meglio ancora, delle due gran finali per il primo e terzo posto. Sono 12 le formazioni in lizza per la vittoria. Da domani sera si rimane in 8 e poi via via di serata in serata fino a designare la vincitrice assoluta, che poi entrerà nell'albo d'oro di gran prestigio del torneo più seguito di Vicenza e dintorni. Si parte alle 20 con il fischio d'inizio, venerdì alle 22 la finalissima.